così poi ve lo potete riguardare su, su youtube nei prossimi giorni, c'è cioè rimarrà l'attimo, ok, registrazione iniziata, allora tu sei bianco, quindi parti co col come di 6 punti e mezzo, e nero l'iniziativa, quindi ok, nero prende gli angoli, fin qui tutto standard, bianco prende gli angoli Ok, questa mossa estende un po' l'influenza inf, di Nero, cercando di creare un po' una, una prima scatola su tre quarti di gobba. L'unica cosa è che queste mosse sul lato sono un po' passate di moda. Mm, diciamo, prima si, usa, si usavano di più, con la teoria moderna si cerca prima di chiudere gli angoli. Perché il problema di queste mosse nel mezzo è che l'avversario volendo può giocare in tre tre. E comunque riuscire a vivere non c'è modo di nero per ucciderlo. Quindi si tende più che altro a fare una mossa del genere tipo questa. Che bianco può comunque giocare dentro. Ma non vive. Sicuramente nero può dargli molto. Dargli molto fastidio. Può, con, diciamo con queste mosse viene fuori un co per la vita. Quindi bianco non, non, viene, non vive molto facilmente. Così ve lo dico solo a livello generale. Poi, ovviamente, non c'è bisogno che imprate a memoria le sequenze già da adesso. Il concetto principale è che questa mossa di nero lascia aperto l'angolo in futuro per bianco. Quindi, in alternativa, le mosse iniziali dopo che si, si gioca una prima mossa nell'angolo. Come tutti e due i giocatori hanno fatto nei vari 4/4. Quindi, le mosse possibili sono. Chiudere uno dei due angoli, che sono praticamente equivalenti, tipo così, mm, anche di qua, oppure approcciare un angolo avversario, perché approcciare un angolo avversario o chiudere un proprio angolo più o meno sono considerati equivalenti, o invadere direttamente un angolo avversario, queste sono le mosse più utilizzate a in inizio partita, quindi la tocca a bianco. Questo è un approccio, quindi la mossa a contatto sulla pietra nera, che parte subito un combattimento. Questo tipo di mosse di solito si fanno un po' più avanti, verso metà partita, perché vabbè, ovviamente Nero ris dovrebbe rispondere, non so se ha risposto in partita. Ok, ha risposto. E dopo questo scambio il risultato è che Nero ha rinforzato la sua pietra e quindi qua inizia a fare un po' di territorio. E adesso bianco, teoricamente per coerenza, dovrebbe continuare ad aiutare questa pietra perché se adesso bianco gioca altrove, quindi ipotizzando mossa di chiusura di un angolo, nero può continuare ad attaccare questa pietra e non si capisce bene qual è il valore di quella mossa, quindi è normale per bianco continuare. Nero continua e questo praticamente sono tutte mosse forzate. e se vediamo il risultato finale bianco ha costruito un, un muro perfetto che comunque è molto molto forte c'è solo una, un taglio qui altrimenti sarebbe veramente un muro perfetto se immaginate una, una pietra aggiuntiva da queste parti mentre nero nel mentre ha creato questo territorio che è sicuro Adesso un'eventuale invasione di bianco, metto una mossa a caso tanto per passare, un'eventuale invasione di bianco in questa zona non ha spazio per vivere, che al contrario di prima adesso questa pietra riesce a togliere i due occhi, quando iniziano ad esserci tante, tante, tante pietre verso l'esterno non c'è più spazio per vivere, quindi i punti all'interno di questo rettangolo si possono già contare come territorio sicuro di nero. E se contiamo velocemente sono 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sui 30 punti. 30 punti sicuri di nero. E la cosa più importante è che nero ha ancora l'iniziativa, tocca ancora a nero. Quindi nero alla fine di tutta la sequenza ha guadagnato 30 punti sicuri e l'iniziativa. Mentre bianco ha avuto un muro. Però è molto difficile fare più di 30 punti con questo muro, quindi a giochi fatti è andata bene a nero. Quindi un, un po' la partita adesso la vedo un po' meglio per nero alla fine. Quindi, tipo questa mossa. Ok, nero taglia subito in partita. E ci può stare, si genera un combattimento, che è abbastanza incasinato. Nero volendo, sì, il taglio ci poteva stare, oppure anche questa mossa... Diciamo rovinava la possibilità di sviluppare dei punti qua di bianco. Quindi è un po' difficile usare quel muro. Quindi cosa poteva fare bianco? Come linea generale vi consiglio delle mosse a contatto per attaccare. Di solito le mosse a contatto si fanno per difendere le proprie pietre quando si vuole vivere. Tipo se ci fosse una pietra bianca qui. E nero volesse attaccarla. Vedete, queste due pietre sono un po' circondate da pietre nere, e in qualche modo devono vivere. In questo caso, magari ci può stare, giocare a contatto per riuscire a, a combattere. Se invece si vuole attaccare, si tende a, a, gioca a giocare un po' da lontano e dar fastidio. Okay. Dal momento stesso in cui Bianco tocca, Nero risponde e ha, ha più libertà, vedete. Adesso Nero ha quattro libertà, mentre Bianco ne ha solo due. Cioè due ne ha, scusate, ne ha tre. Quindi è già in difficoltà. Le mosse possibili a questo punto della partita potevano essere o semplicemente chiudere un angolo, o invadere, o giocare dall'altra parte e continuare a, a giocare normalmente. Però questa sarebbe stata un'altra partita. Quindi andiamo avanti, da qui, Sì, Devo dire che Eliseo, la sua caratteristica, comunque è giocandoci spesso contro, uh -huh. è... È l'influenza. Ah, okay, sì. L'influenza e il combattimento. Cioè, lui è Di solito io non ho fatto, quindi ho provato a farla, ma eh, non l'ho mai fatto. Di solito io andavo sempre anch'io. Sì, no, no, è vero, però lui, lui comunque è, è un combattente abbastanza accanito per cui ha uno stile di solito basato sull'influenza, cioè sul cercare di toglierti spazio vitale verso il centro, circondarti, isolarti mm -hmm. e metterti in difficoltà. Ah, eh, quello è un buon. Perché ti sembra di essere in, in vantaggio e poi a un certo punto ti fotte. Si muore tutto, a sì. Meno. Sì, la ah. la, il desiderio di combattere è, è certamente una, un buon istinto, che sicuramente porterà a partite molto interessanti in cui sviluppi anche la, la lettura. Anche l'influenza è molto è difficile da utilizzare, infatti molti giocatori tendono a andare per il territorio perché è più facile, però in realtà... Gestire l'influenza dell'avversario è comunque difficile perché quando diventa troppa poi rischi che devi invadere e ci muori dentro. Quindi, sì, ovviamente si può giocare tranquillamente di influenza, si, poi si, dipende da come si gestiscono i combattimenti. Quindi, per adesso andiamo avanti. Quindi, nero taglia, sfrutta diciamo subito l'unico difetto della formazione di bianco, perché bianco ovviamente non ha la scala. Se... Se Bianco da Atari, questo diventa Atari e Nero scappa. E adesso Bianco deve vivere con questo gruppo. E anche questo sono due gruppi separati. Nero estende. E qui iniziano ad esserci un po' di, di problemi di forma. Qua non, non c'è modo di catturare queste due pietre con, a gioco corretto. Quindi Bianco sarà costretto a vivere separatamente con due gruppi. E quindi già può essersi considerarsi buono per nero. Gli attachment. Nero scappa. Bianco continua a mettere pressione. Questa sente, ah sì, purtroppo questa funziona perché minaccia il taglio che bianca ha solo due libertà. Mentre nero anche ne ha due. Però tocca a nero quindi vince lui di una. Qui bianco. Purtroppo questa non mh, il problema è che di base. Questa non funziona. Dopo che il nero esce, si, non ha modo bianco di, di, di catturare quella pietra. Quindi da qua, appena escono, poi è un momento di crisi. Quindi, qua ci sta. Bianco sacrifica, e Inizia a fare un muro verso il basso. Ok, nero va subito per, per le punizioni sui tagli, giustamente. Ah, nero è molto aggressivo, vuole probabilmente uccidere tutto. Uh, ci può stare, sì. Ok, più o meno la situazione rispetto a prima è cambiata. Che adesso bianco ha comunque un altro muro, però anche questo muro ha dei difetti, che sono questo e questo taglio. E in più, bianco deve stare attento a questo gruppo di pietre che è molto, molto pesante. E dove, con, con gruppo pesante, intendo che sono talmente tante pietre che bianco non può sacrificarle perché, se nero le mangia tutte, sono troppi punti. Quindi, è costretto a salvarlo. E quindi, in questo momento, bianco è molto indaffarato, deve assolutamente scappare. Questo Atari e nero si limita a circondare anche se questo gruppo vive in qualche modo vuol dire che diciamo che è un, un piano ideale di, di nero e che in qualche modo questo gruppo di bianco dovrebbe riuscire a si, vi, deve vivere altrimenti è più o meno difficile uh. recuperare la partita però comunque dopo Nero può tornare a sfruttare gli altri tagli e continuare ad attaccare. Quindi è un po' la, la situazione che è un po' crollata per tutti i problemi dei tagli. Si è partito praticamente tutto da lì. Però Nero può ovviamente fare degli errori più avanti. Vediamo che succede. Questa è, vedi, uno, questo è un buon, una buona mossa a contatto. Perché bianco deve vivere e se si limita semplicemente a giocare mosse tranquille, tipo così, nero è contento di chiuderlo dentro e costringerlo a vivere piccolo e probabilmente neanche ce la fa. Quindi in questi casi si gioca a contatto. Che anche se, se nero chiude, ci sono, si generano dei tagli e si può pensare di iniziare a fare qualcosa. Questo bene, questo si sente. In questo caso... Questa forma si usa molto spesso, questo doppio Ane sotto. Eh, ah, ovviamente se uso dei termini che non conoscete, fermatemi, mi potete tranquillamente chiedere, perché magari dopo per scontato che sapete cosa vuol dire Ane. Tipo l'Ane sarebbe mh, giocare in testa una pietra a contatto. Ah no. E allora diglielo se non capisci qualcosa. Sì, sì, sì. infatti tranquillamente, stoppami, chiedimi cosa vuol dire ane. Ane è la pietra in diagonale, no? Sì, in pratica quando ci sono due pietre a contatto, come queste due pietre H17 e G17, una pietra sopra a contatto si chiama ane, quindi anche questa. Quindi avevamo questa situazione di due pietre a contatto e nero gioca sopra. questa è un ane. In testa a questa pietra. E Bianco a sua volta fa contro Ane che ci gioca sempre a contatto. Quindi qualunque mossa a contatto di due pietre. Qui, volendo, Bianco può sfruttare questo Atari che bianco nero è costretto a difendere e mangiare questa pietra. Il problema che è la forma. Non è, ancor... è ancora problematico fare. Due occhi Quindi il Bianco è molto molto in difficoltà Lo vedo veramente difficile vivere Però qualcosa fa, si deve vive... Non vive Sì poi io speravo in errori suoi ma... uh, Se non parli un po' più forte non ti sento No ho sentito, ho sentito se... no. Però sì se Se riesci a parlare vicino al microfono sento meglio ma eh, ti ho sentito comunque uh, Questo ok quando... Ah, una cosa che può tornare utile a tenere in mente, diciamo come sempre regole generali, che quando ovviamente si, si, è, in si è un po' indietro, la cosa importante è non um, lasciare delle incertezze sul Goban. Tipo, in questo caso questo gruppo è praticamente morto, non, um, è già circondato e non è un, se non c'è un chiaro modo di, di salvarlo... A volte è più utile lasciarlo lì appeso e aspettare che magari nero ci spenda una mossa per catturarlo. Perché, tipo, se adesso bianco si è fatto questo muro, e prova che ne so, a, a cercare di fare qualcosa qui in basso, e dire che... Ok, questo non lo riesco a uccidere però lo lascio lì appeso, sei sicuro che me l'hai ucciso o ci vuoi perdere una mossa per ucciderlo? Quindi magari o, o Nero ce l'aggiunge una mossa ed è praticamente un passo se era già morto e tu continui. E a quel punto magari lui è costretto a invaderti e tu a quel punto sei in, tu sei in, in superiorità numerica e puoi sperare di ucciderlo a tua volta dopo che ti ha invaso. Perché se invece continui a, a buttare pietre per, per salvarti, gli fai solo aggiungere altre mosse che, che gli aiutano a chiudere altro territorio sicuro. Tipo in queste mosse che ho fatto io 1, 3, 5, 7 che non hanno aiutato a fare occhi. Eh, oddio, magari così no perché questo gruppo inizia un po' a morire. Però il concetto è quello. Quando. vabbè, in questo caso è molto difficile perché quel gruppo se, se muore sono veramente troppi punti. Però, quando non riesci a leggere un modo chiaro di vivere, a volte è meglio lasciarlo lì per dopo. E magari con delle mosse aggiuntive nei dintorni ti possono. Vuol dire che hai delle mosse gratis da quelle parti, perché Nero non può lasciarti vivere. Non so se mi sono spiegato, forse ho fatto un po' di confusione. Okay, qui è giocato dal, dall'esterno, lui difende quindi continua. Vedete, in questo caso lui voleva essere sicuro che questo gruppo fosse assolutamente morto, e non ha continuato a, a rispondere da queste parti o invadere. Con questa mette più, più o meno la, la certezza sull'uccisione sull del gruppo. Ora Bianco può no, giocare. Eh sì, potrebbe, problema, infatti, io avrei provato quella. Per uscire... Um, sì, qua... Nero, da nero avrei semplicemente ris risposto. Perché in realtà questo non è, non è un vero occhio. E diciamo che le vie di fuga sono abbastanza chiuse. Anche se un po' si deve... Sì, qua in realtà è un po' problematico. Nero deve prima uscire di qua. C'è un po' di lettura da fare, ma più o meno nero riesce a chiudere tutto. Uno mi sembrava un po' tranquillo. Vediamo che è successo in partita. Perché ovviamente qua se bianco risponde basta. Contento. Qua immagino nero tagli. Ok, questo è un co. Ok. Sì, qua. Ne, bianco è comunque morto con quel gruppo. Però ci ha guadagnato che adesso, praticamente, quest'angolo che era di nero è diventato bianco. Mm. Perché qua è stato un po' troppo passivo. Nero. Si è accontentato di, di connettere tutto con questa mossa. E vuol dire che queste due pietre possono attaccare di, di, di 16. Quindi, infatti, volendo nero poteva essere molto più aggressivo cercando di, di, tenere, di uccidere un po' tutto però sì quindi questo è già un buon risultato il fatto di essere riuscito a, a rubare l'angolo sacrificando il gruppo ok Beh, non è mica male però mm -hmm. Questo purtroppo c'è. Qui, penso bianco si toglie tutti i problemi semplicemente stendendo. E adesso non c'è problema perché se nero taglia dai a tagli di qua. Se nero taglia di qua, semplicemente connetti e basta. E questa pietra muore. Non, non c'è modo di. Eh. Di fare danni. Al massimo posso scappare con queste, ma sono sotto attacco. Perché quello che è successo in partita. È che si è creato questo taglio ulteriore e qui hai, hai questi due tagli che creano problemi. Ne devi difendere uno. In partita sarebbe stato tipo Bianco deve tipo difendere qui o qui uno dei due e poi nero scappa, però già così comunque queste due pietre le puoi attaccare. Invece, in partita, dopo che stendi, nero può tagliare. Questo è assente. Tu mangi e può tagliare questo gruppo di pietre in alto. E quindi, più o meno, si è ripreso l'angolo. Perché lì non c'è tanto. Ok, questa di nero non c'ha senso. <ride> che questa è praticamente un passo perché non, non fa nulla. Qui, volendo, nero poteva cercare di uccidere tutto. Allora, questo è un esercizio un po' di fineggio di, di Tsumego che tsumego sono i problemi di vita e morte in cui tocca a nero e deve cercare di togliere i due occhi tipo questa mossa ovviamente minaccia di, di connettersi se bianco taglia nero può giocare questa e adesso bianco ha il problema che non può giocare questa perché è autatari e nero mangia non può giocare questa perché si mette in autotari e mangia prima nero. Dov bianco dovrebbe prima giocare qui e poi aggiungere un'altra mossa. Quindi deve perdere una mossa per giocare 4. E nero può giocare dall'esterno, quindi mangia... mangia tutte le pietre. Quindi è morto l'angolo. Però nero ha, ha sbagliato lettura e ha giocato questa che dà la possibilità a questa volta a bianco di giocare qui e volendo può vivere. Vediamo che è successo poi in partita. Quindi questa, diciamo, questa zona è rimasta in sospeso. Però diciamo che Bianco è vivo in angolo, visto che Nero non è riuscito a leggere come uccidere. E fino adesso la partita. Fino a qua era molto buona per. Era molto buona per Nero fino a questo punto. Perché tutto. Praticamente tutto questo gruppo. Tutta questa parte del Goban è nera. qui invece bianco è riuscito a accumulare altre pietre che creano un muro super mega gigante questo adesso inizia veramente ad essere un muro bello grande eh. e bianco può iniziare a creare problemi perché se adesso ci gioca per primo in questa zona nero è costretto a invadere e va in difficoltà perché sono tutte pietre bianche da tutte le parti Bianco, quindi nero taglia, qui volendo questa pietra non è tanto importante Perché tipo se nero, bianco gioca altrove, se, se nero ti gioca qua queste due pietre non le puoi lasciare Cioè qui un'altra volta puoi giocare, che ne so, qui Inizia a chiudere qua e, e se lui mangia tu puoi o rimangiare di nuovo e non è cambiato niente Cioè hai guadagnato una mossa altrove oppure ignorare di nuovo e lui al massimo ti, ti, mangia, ti mangia due pietre. È molto molto lento. Tu ci hai guadagnato questa gratis, questa gratis, questa gratis. Quindi diciamo, sono un po' mosse piccole che hanno un, un, un basso impatto sul resto del Goban. Che, mh, appena è possibile, quando si ha l'iniziativa quindi quando tocca a te, okay. vuoi sempre giocare. Del, a meno che non devi difendere qualche gruppo che sta morendo. È molto importante giocare per primi nella parte in cui c'è più spazio possibile. Tipo in questa parte c'è tantissimo spazio. E se ci aggiungi una pietra, tu diciamo che. Inizia a dettare legge da tutte le parti. Invece, se ci gioca. Se tu giochi qua e nero ha la possibilità di giocarci per primo, ha abbastanza spazio per riuscire a viverci dentro. qua a questo punto è difficile riuscire a uccidere completamente nero. E quindi vuol dire che bianco riuscirà magari a fare questo territorio, qualcosa qui, però non riuscirà a farlo tutto. E se non riesce a farlo tutto, il lato alto è troppo grande. Però Nero invece di giocare in basso e vivere, continua. Co gli piace molto tagliare e fare casino. Però in questo caso è molto. Lo non mi piace, cioè, lo, lo sconsiglio da bianco perché. Chiedo, no, scusa, lo sconsiglio da nero perché è completamente circondato. Si troverà sicuramente in difficoltà. Qui il combattimento deve essere per forza buono per Bianco perché, perché ha tante pietre amiche. Qui, bisogna solo stare attenti a, ai tagli cioè bian... nero ovviamente qui sta cercando di dire voglio tagliare queste pietre e mangiarle però se bianco eh. ci sta attento non, non dovrebbe succedere uh, qui no la scala è buona per, per bianco non ci succede niente ecco questa cosa non... di nero è molto è molto brutta perché praticamente inviti Bianco a, a togliersi il problema. Perché l'unico problema di Bianco era questo taglio che magari in futuro poteva essere problematico. Se Nero ti gioca qua, ti sta proprio chiedendo togliti la debolezza per favore. E Bianco lo fa molto facilmente perché... E Nero è praticamente morto. Non... Ci ha solo guadagnato queste tre pietre che sono ulteriormente sotto attacco. Quindi qua ti ha regalato qualcosa. Adesso bianco ha questa zona. Penso che qualunque cosa... Qualunque pietra nera lì dentro muoia. E, ne e nero invece ha tutta questa zona. Questa parte in alto del Goblin. Già, cioè, in realtà l'angolo in alto a sinistra finché non ci gioca... Si deve vedere se muore o vive. Mm, questa ha senso che cattura le pietre. Però siccome. In questa parte della partita si dovrebbe un po' contare, che è la parte un po' noiosa del gioco, ma... Uh, a, diciamo, a, a quando si arriva poi a livelli più alti serve per capire quanto territorio ti serve. Perché se ovviamente catturi, questi tre, catturi queste tre pietre, hai aggiunto questi punti. Però se nero riesce a, che so, a giocare qui e vivere oltre che tu questi punti non li fai e potresti essere indietro perché questi questi punti in alto di nero sono veramente veramente tanti e c'è ancora la possibilità di invadere l'angolo quindi forse questa pietra è un po' troppo ottimista da bianco poteva provare magari a chiudere qui e dire che se ci giochi provo a uccidere tutto anche se è un po' difficile Magari una un po' più. Questa è un po' una via di mezzo che chiude l'angolo. E se nero aggiunge pietre da queste parti è già abbastanza chiuso. Se adesso nero prova a scappare, tu tranquillamente lo chiudi e non c'è via dove, dove fuggire. Deve semplicemente fare due, due occhi sul posto. E non, è, e non è facile fare due occhi lì dentro. Ho fatto un po' di mossa a caso, ovviamente. Vediamo che succede. Nero continua a prendersi un po' di punticini sul lato, è stato molto. Però... Lì non poteva essere un po' più cazzuto in quella difesa sul lato destro qui, volendo bianco può bloccare qui. Penso. Mm, se, se Nero prova a entrare, riesce a bloccarlo. E se ti taglia comunque combatti, ma non, non vedo grossi problemi, perché prendi tutte le scale, queste non... Sei molto molto forte qua, perché queste tre pietre sono catturate, quindi qualunque combattimento penso che vinci. Sì, quindi sì, qui volendo puoi bloccare in R4 no? non dovrebbero esserci problemi. E anche successivamente, piuttosto che continuare a tenerlo sulla terza linea, almeno cercare di sbatterlo verso... No, ne... Dici qui? No. Tre, no? sì, sì, volendo sì. Il problema è che nero può trovare appena riesce a fare queste spinte. Fossi nero, io subito cercherei di prendere l'iniziativa e vivere qui dentro in qualche modo: tipo così. Perché adesso questi punti non sono tanto importanti. Pure se Bianco magari gioca qui. Io questa pietra la sacrifico perché non mi interessa continua a giocare sul lato basso e tu, se tu continui a mangiarla non... Sono contento perché tu hai fatto quest questi punticini in angolo, però io ti ho tolto tutto questo territorio. Quindi in questo momento la parte più interessante del Goban è la parte bassa dove c'è ancora spazio per fare qualcosa. Ed è importante per tutti e due. Riuscendo a fare queste spinte... Qui spero che Nero faccia Tenuki. Ok, qui infatti Nero... Prende l'iniziativa per giocare per primo qui, però questa è molto molto ottimistica perché continua a giocare dalle parti in cui bianco è praticamente già tutto vivo ed è difficile farci qualcosa, e quindi si crea solo un altro gruppo debole. Tipo già così si è creato quatt queste quattro pietre che non hanno una forma per fare occhi. Già se Bianco semplicemente le circonda da fuori. Non vedo dove possano andare queste pietre a fare occhi. E intanto questi punti si sono materializzati che sono sicuri. Adesso l'invasione in 3-3 non c'è più, in C3. Perché se il nero qui non gioca niente. Se il nero subito gioca qui, il bianco non ha modo di ucciderlo. Vorrebbe fuori tipo una... scusate. Vorrebbe fuori una cosa così e non, non c'è modo di uccidere queste pietre. Un po' nuchi e una parte vive sicuramente. Però per quello che ha fatto nero, invece, si è fatto attaccare tutto per intero. Qui forse anche è anche riuscito a tirarci fuori qualcosa. Ok, così sì, così è riuscito a, a catturare queste due pietre. Quindi, qui vediamo cosa è successo prima. Penso che il problema sia stato. Questa è 5 sì. perché invita nero a, a fuggire di qua e tagliare queste pietre. E dal momento che nero inizia a spingere, qua nero ha sbagliato che okay. doveva subito uscire di qua perché bianco ha la possibilità di, di tornare indietro e fissare tutto. E anche se a questi sente comunque è difficile fare occhi. Puoi continuare ad attaccare. Invece appena Nero riesce a spingere lì inizia a essere un po' più complicato perché Bianco deve stare attento a questa pietra che, ha... che taglia queste due. E diventa complesso. Quindi in questi casi quando vuoi attaccare e uccidere cerca di... come se vuoi buttare una rete da lontano. Quindi o una mossa così o così. E tenere un po' tutto connesso. E vedi che a questo punto le pietre nere. Dopo che queste qua sono tutte connesse, l'unica cosa che puoi fare è, è scappare verso il bordo. E verso il bordo non ci sono pietre che possano aiutare. Tu semplicemente lo, lo continui a circondare da, so da, da tutte le parti. E gli togli la possibilità di fare due occhi. Quindi fino a qua, secondo me, poteva essere vittoria per Bianco. Perché se uccidi tutto. Tipo una mossa così, e nero prova a vivere, ma secondo me non ce la fa. Tutta questa zona sono punti bianchi. E quindi se vi siete un po' smezzati il gobba e si deve contare chi sta avanti. Ma non so se stimo punteggio mi aiuta. Ok, così è più o meno pari col fatto che l'angolo in alto a sinistra è considerato vivo. Anche se ci dove, bianco ci dovrebbe perdere una mossa per, eh, per giocarci. Però qualcosa qui nell'angolo al lato a sinistra non lo sta contando. Tipo qualche punticino qua la stima punteggio non l'ha contata. Quindi così è molto pari. Quindi avevi la possibilità di riprenderla. Però penso che da quando ne è riuscito a tagliare quelle pietre è praticamente finita perché è vissuto a tutte le parti. Ok. Uh, Qua ci potrebbe Non essere... è quello che devi ancora fottere. Oh, qua ci sta... Qua fossi in nero mi, mi accontenterrei... Vabbè, in realtà fu... per adesso funziona anche perché questa non va. Qui è un po' sbagliato. Qui nero ha sbagliato. Volendo c'era un modo... Che... che qui nero poteva giocare questa. E bianco non può connettere perché si dà autotari. Quindi vuol dire che bianco è costretto a giocare qui. E nero può entrare un po' in questa zona. Il problema è che localmente nero non è vivo. Che questo, questo è, un, è un occhio solo. Quindi qua da nero mi sarei, sarei stato un po' più attento. Perché se già nero gioca tipo questa. Questi sono due occhi sicuri. Minaccia di entrare qua ed è, ed è sufficiente perché Bianco ha solo questi punti e qualcosa qua e non gli bastano. Quindi se, vuoi, se, se Nero volesse semplificare la partita così è vinta sicuro. Così invece si è un po' complicato la vita. Che qui Bianco si connette. Queste due pietre sono state un regalo, Bian Nero non ci ha guadagnato niente con queste due pietre. E deve comunque tornare a vivere sotto. E qua, però, è, è finita. Qua. Più o meno la, la situazione si è. Si è chiusa dopo che Nero è riuscito a vivere in basso. Che diciamo che è partito buono per Nero perché ha fatto tanti, tanti punti e ha sfruttato i tagli. Questo risultato iniziale poteva essere equilibrato se non ci fosse questo taglio in, in P11. Che dopo che Nero taglia hai due gruppi deboli e non, non riesci a come dire, a giustificare il fatto di aver dato 30 punti sicuri a nero. Quindi qui la partita è un po' in salita per bianco. E combattimenti successivi, nero fatto... è stato un po' troppo aggressivo a voler tagliare i gruppi forti. In questi casi quando ci sono i gruppi degli avversari è vero che ci sono questi tagli. Però se ci sono così tante 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 pietre perché questo è praticamente connesso, quindi questi tagli non, non è un vero taglio. E Bianco deve pensare solo a queste tre pietre, quindi appena queste vivono vuol dire che queste due pietre devono scappare e non c'è motivo di, di giocare lì, qui nero. Semplicemente doveva cercare di vivere in basso. E basta, qua poi la situazione è stata... Abba... Qui era abbastanza pari che avevi la possibilità di riprenderla tranquillamente. L'unico sbaglio è stato questo E5, l'unica cosa a cui devi stare attento quando vuoi catturare le pietre, e... è di circondare da fuori, chiudere le vie di fuga e poi togli gli occhi. Ok, se hai domande chiedi pure che magari qualcosa non è... non, non sono stato chiaro. No, no. Però comunque hai giocato molto bene. Vedo, sì, Vedo poi delle belle forme. Avevo... Verso la fine dove era. Mi sembra F6. O oh, qualcosa del genere. Non, mi sa che non l'avevo visto che eri natari. Quindi lì ho perso. Sì, tutto. sì, sì, vabbè, lì ci stanno ogni tanto i svarioni. E poi sì, lui infatti... mi mangiato tutto. Sì, purtroppo dopo che dopo che Nero cattura questo è finita. Sì. Però già, già qui, dopo che questi, praticamente queste due sono catturate. Se Nero non fa, se Nero non fa errori, non c'è possibilità che questo gruppo muoia. Quindi è finita la partita. Però sì, eh, dipendeva solo da. Gli hai dato. Nero ha rischiato tantissimo. Che qua poteva morire completamente da tutte le parti. Qui, infatti, da Nero la cosa che doveva fare. Invece che cercare di vivere da tutte le parti, doveva un po' accontentarsi e dire, ok, quelle, queste, tre, queste tre pietre le sacrifico e rubo l'angolo. E poi si conta e vedere se magari è sufficiente per, per Nero. Ok. Ehm, poi comunque nelle prossime settimane, se mi vuoi portare altre, altre partite, le rivediamo tranquillamente. Allora. Eh, vogliamo provare a fare gli Izzumego, quelli per casa, proviamo insieme a uccidere i gruppi, vediamo che ci esce. Vai. Allora, era questa la partita. Uh, sì, ok. Quindi, quindi, quindi questi sono problemi di vita e morte, simili a quello che è capitato, capitato in partita. In questi quattro problemi gioca sempre nero e deve o uccidere o vivere in questi quattro problemi in particolare in realtà deve sempre vivere quindi in questo gruppo in alto a sinistra deve fare due occhi qui deve fare due occhi Tutte e quattro deve fare due occhi quindi dovete pensare sia alle mosse che, che fa nero e che alle risposte di bianco a mente però ovviamente questa volta le facciamo un po' per tentativi no perché F? Ah, vabbè quindi partiamo dal primo Qui tocca a nero, dove, dove vi viene in mente di, di giocare, se voleste fare due occhi? Miglio? Eh, non lo so, però forse D19, cioè quello alto a sinistra. Questo? Esatto. Sì. Questo è, esatto. È, è il punto vitale, perché rende mi um, Miai mi un termine giapponese che vuol dire che puoi giocare... Una delle due mosse che sono C18 ed F19. Se bianco ne gioca una, adesso bianco gioca questa per togliere l'occhio, nero può giocare qui, e questi sono due occhi, quindi il gruppo è vivo e non può essere ucciso. Se, se al contrario bianco gioca questo, a questo punto nero gioca l'altro, e sono comunque due occhi, perché anche se bianco può dare questa tarea, semplicemente nero connette sono due occhi quindi perfetto primo tentativo corretto questo è il punto vitale se ovviamente toccasse a bianco e volesse uccidere la mossa sarebbe la stessa bianco giocherebbe qui e adesso eh, nero si trova il problema che non sa dove fare due occhi perché se, se si limita a catturare la pietra eh, è un solo occhio quindi alla lunga Nero verrà catturato e qui non c'è niente da fare. Pure se, se gioca qui, forse c'è un co. No, no, questa è sulla sinistra giocando in A19. No, qui può semplicemente limitarsi a connettere bianco ah. e qui nero deve. Deve proteggere il taglio qui, che ovviamente se, se ci gioca bianco viene catturato, semplicemente. Però come connettere? Perché se fa questa, questa è comunque una forma morta, una forma 5. E se prova a fare questo, magari, comunque questo Atari ne lo deve rispondere, questa è comunque una forma morta. Quindi qua non c'è modo, una volta che... Questa è una forma abbastanza famosa, eh, si chiama... Bulky 5 Però comunque le, eh, la forma 5 Se Bianco ci gioca nel punto vitale Non c'è modo di vivere Che appunto è questo okay, possiamo... Ma neanche se mettessi in C19 se, se giochi due mosse di fila Sì Tipo se ne riuscisse a fare così Questo sarebbe vivo problema è che Bianco non te, lo, non te lo permette gioca lui l'altra mossa e adesso comunque la forma rimane da un occhio solo. Che adesso da nero. Eh, vabbè, se ritorniamo a catturare le pietre, si vede subito che comunque il problema rimane: che è un occhio solo, e non c'è modo di, di, per nero per scappare. E altre mosse? Sì, ovviamente, se, se nero riesce a giocare due mosse di fila, riesce a vivere però bianco se, se non si addormenta ce la fa Ha gioco corretto anche questa ovviamente qui bianco comunque deve tornare a rispondere anche questa è comunque un occhio solo anche se qui nero prova a scappare non c'è non c'è modo di fuggire Poi, ovviamente, potete anche giocarci voi, vi lascio il file, vi lascio il link in chat. in uh, chat testuale. Questa è una. In realtà ne negli altri rami troverete che è una partita. Gioca che abbiamo analizzato tempo fa e ci ho fatto delle ramificazioni sotto per crearci gli Zumego quindi ci potete giocare e provare a risolverli mettendoci le pietre così magari vi è più chiaro cosa succede se l'avversario fa, fa altre mosse quindi vediamo l'altro problema ok problema B in alto a destra tocca sempre a nero che deve vivere questo è un po Può sembrare ovvio, però in realtà la mossa corretta è una sola. Che l'altra non funziona per, per poco. Cosa vi viene in mente di giocare? T15 T15. Questa aumenta diciamo al, al massimo lo spazio disponibile. Quindi adesso tocca a bianco. Bianco può giocare. Diciamo che l'idea è sempre per uccidere e ricondursi al, al Bulky 5 che abbiamo visto prima. T 15. Non mi riconduco al furgoncino, ma sta a bianco. Quindi è morto. io scenderei da nero. E da nero da bianco. In questo caso. Sì, in questo caso. Se... Bianco può fare varie mosse. Che si riconduce comunque da una forma a 5. Può o scendere, e qui sono. Queste due mosse sono di nuovi ai. se nero gioca qui, bianco gioca qui, e questa è una forma morta, che poi la forma finale sarà questa, e nero è morto. E se nero gioca questa, bianco gioca qui, e comunque qui addirittura è atari, quindi nero viene catturato proprio, perché non può dare, non può fare praticamente nulla. Addirittura anche, invece... anche questa volendo funziona perché questa è Autotari. Questa pure vince nero e il troin anche non funziona. Mettere in T17 esatto, questa è la, è la seconda mossa che cioè la, è un po' la prima mossa che viene in mente perché cattura questa pietra e sembra che fa il secondo occhio anche qui quindi questo sembra vivo e infatti qua la, la parte difficile è vedere qual è la mossa giusta di bianco a questo punto perché è vero che questo è un occhio qui bianco non ci può fare niente però ha la possibilità di falsificare questo occhio giocando questa o Volendo anche questa probabilmente funziona. Perché se vende questa Atari, quindi nero deve rispondere. Se nero connette basta, bianco si sì, limita a connettere, quello è un occhio solo palese. Però se nero non, non vuole connettere cosa fa? Può fare tagliare la pietra, però bianco semplicemente mangia e queste 5 pietre sono catturate, quindi non funziona. O volendo anche semplicemente spingere allo stesso problema che se nero blocca, qui c'è un, un po' una finezza, che c'è lo snapback. Queste sono i natari, quindi nero deve catturare qualcosa. Se cattura questa c'è lo snapback. Nero ha un problema di libertà. Se cattura qui, eh, bianco mangia le altre. Quindi questa sembra funzionare ma... Bianco riesce a uccidere: e a volte la, la mossa che, che funziona è quella che ha giocato l'avversario. Quindi, prima abbiamo visto che se il nero gioca qui non funziona, quindi questa la escludiamo. E abbiamo visto che quella che dava problemi era anche questa. Quindi, potremmo provare a giocarla da nero. Quindi, che succede se il nero gioca lui qua per primo? Qui, bianco, cosa fa? se può fare qualcosa, perché ovviamente può anche non esserci nulla, il nero è vivo ed è contento. Perché qua la minaccia di nero ovviamente è fare un occhio qui e un occhio catturando l'altra pietra. Tipo se... Forse. sì. Forse Bianco potrebbe mettere in T15. Esatto, qui minaccia... Di catturare la prossima mossa, quindi qua nero deve assolutamente difendere. Vedete, qui nero aggiunge una mossa e questo sono due occhi: Il bianco non, non può fare niente se aggiunge mossa interne, semplicemente viene catturato. Quindi questo è vivo. Proviamo che bianco gioca dentro, però nero fa la stessa cosa e fa l'altro occhio. Se bianco gioca, questa c'è. Questa che a questo punto lo snapback funziona di nuovo Aspetta, però qui ce l'ho di nuovo lo snapback Quindi questa non va Nero deve giocare qui Però a questo punto ne bianco connette E questa è una forma morta Quindi no Quindi questa in realtà è problematica Questa funziona Quindi anche questa non va bene Andiamo per esclusione Quindi questa l'abbiamo tolta Questa l'abbiamo tolta Questa l'abbiamo tolta Cosa rimane? Mm. Cosa rimane? Mm. Questa. Bianco è costretto a giocare qui. E questa abbiamo detto che è forma morta. Quindi qua che cavolo fa nero? Mmm. Sembrava morto e basta. Non è che ho sbagliato a costruire il problema. Mm, si, sì, fatemi un attimo controllare il problema perché sembra fallatissimo. per T19 invece. T19 di nero. Sì. Questa, bianco, può estendere. Semplicemente, mi pare. E non. Vi... E più o meno sono miei questi due. Se, est... Se nero gioca questa, questa è forma morta. Se nero gioca questa, è comunque una forma morta. Eh uh, non funziona neanche. Quindi fatemi un attimo vedere che sinceramente ho anche sbagliato a leggerla anch'io. Allora, sto ricontrollando sul cellulare. Allora, il problema era questo. Stupida rotazione del cellulare. Questo. Eh, no, l'ho costruito bene. Quindi il problema è questo. Quindi come mi fa? Qui ero a vivere. Come fa nero a vivere? Ecco, c'è Snapback, non ci sono... Non ci sono altre varianti, qua muore qualunque cosa. Qui È impossibile vivere. Mm, che strano, impossibile. Può essere che uno di quei problemi in cui la soluzione non c'è, le... ce ne sono 5-6 nel nel libro che sto seguendo dei problemi qua in effetti non vedo niente funziona tutto per bianco oh. triste va bene andiamo avanti quindi questo non può vivere controllerò ma non trovo nulla al momento passiamo al problema c qui tocca sempre a nero e deve cercare di, di fare due occhi con questo gruppo. Che mosse vi vengono in mente? Forse A3. Esatto. A3 questo è il punto vitale. Perché qui un'altra volta sono miei o fare due occhi qua in A. O farlo connettendo in B1. Quindi vediamo cosa succede se... Bianco mangia. Nero gioca qui e bianco non può falsificare l'occhio perché si mette in atari. Qui nero mangia e basta. E questo è vivo. Invece se bianco gioca qui dentro, semplicemente nero connette e questi sono due occhi perché bianco non può fare nulla. Invece se bianco in nero invece ingenuamente avesse semplicemente connesso, Qui nero pote bianco poteva tagliare. Questo è Atari. Nero deve mangiare. E questo vince contro le, le cinque pietre. Sono catturate. E quindi è morto tutto l'angolo. Quindi ottimo. A 3 Perfetto. Soluzione al, al colpo d'occhio. Ultimo problema adesso in bassa a destra. Sempre toccato. Questo Christian ti dimostra che studiare. È figo, io sono. Mesi e mesi, abbiamo iniziato insieme io e lui, ma lui non ha studiato mai niente, zero. Io mi sono guardato, ma ti giuro, giornate e giornate di video. Penso sì. di, di essere uno di quelli che li ha visti tutti, anche i tuoi. Mm -hmm. Sì, ma probabilmente tu hai più conoscenze teoriche sulle, esatto. Sulle, esatto. sulle aperture, sullo svolgimento della partita, mentre lui è molto portato no. sui combattimenti e come uccidere o vivere con i gruppi. Eh, eh, sono... e va con effettivamente no. sì sono, in realtà sono entrambe qualità che bisogna sviluppare entrambi e non si può arrivare a, ad, un, ad un altro livello senza, senza una delle due perché ovviamente la lettura è quella che fa salire probabilmente più velocemente delle due perché i concetti teorici... Sono molto utili, però se ti capita la partita in cui non puoi applicarli, tipo se il. Pre... magari se tu sei molto. Bra... uno si impara un'apertura con nero ed è molto bravo con quell'apertura, però poi gli tocca giocare con bianco e l'apertura la sceglie nero, quindi poi non può sfruttare tutta la teoria che si, è... che si è studiato e si trova un po' senza armi. Invece uno che gli piace molto combattere e leggere. Il combattimento praticamente se lo crea per forza perché in tutte le partite se uno vuole il combattimento solo viene fuori. Quindi da, da lì non si scampa. E quindi sì, infatti la via più veloce per, per arrivare al primo danno è fare tanti 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 Tsumego. Esattamente come questi qua. E, e poi ovviamente mano, piano piano aggiungere delle parti di teoria tipo... Uh, dove si conviene quali sono i punti grandi dove come si, si invadono gli angoli come si, ci si espande quelle sono un po' tutte sono conoscenze teoriche però che alla fine derivano dalla conoscenza dei combattimenti e uno si è messo là ha visto quali sono tutte le possibilità del combattimento e ha capito quali sono le mosse migliori in generale però bisogna sempre, a un certo punto della partita bisogna sempre fermarsi a leggere perché il tuo avversario magari fa una mossa sbagliata, però quella è una mossa sbagliata che non funziona solo se tu riesci a leggere e trovi la, la punizione, perché altrimenti diventa una, una mossa buona. Ok, ultimo problema, in basso a destra. Forse T2. T2, questa espande al massimo lo spazio possibile. Ora pensiamo alla mossa di bianco. Bianco di nuovo deve cercare di fare le forme morte, che dopo vi faccio vedere quali sono. Ma vi faccio vedere un attimo, le forme morte di solito sono questo bulky five. questo, questo a croce e anche questo qui. Più o meno sono tutte forme che si possono ricondurre a un occhio solo. Quindi in questo caso bianco può ricondurlo. Al Bulky 5 giocando questa qui. E adesso nero può sembrare che uccida giocando questa, perché minaccia di fare due occhi così, però qui c'è la, la mossa, il tessugi di bianco che è semplicemente connettere, sacrificando una pietra in più sembra che perda più punti. Però, quando prima o poi nero sarà costretto a mangiare, perché se, se nero passa a fine partita, prima o poi bianco toglierà le libertà esterne. Quindi nero sarà costretto a mangiare. E adesso vedete che questo diventa una forma morta. E qui uh -huh. bianco dove gioca? È in R1 esatto, questo è morto. Nero non, non può fare nulla. Arriverà a fine partita che. Muore tutto. Quindi torniamo indietro. E T2 abbiamo visto che non va. Seconda possibilità che viene in mente. E di solito la un diciamo, scorciatoia che, che viene comoda utilizzare. E provare come secondo tentativo la mossa che ha fatto l'avversario. Quindi... ah. Esatto, questa è... Ovviamente si ne possono trova... provare altre. Eh, io pensavo 21. Boh. Sì, questa può sembrare infatti che è la... impedisce fare S1 all'avversario, che ovviamente Bianco vuole sempre tornare a fare quella. Il problema è che questo viene fuori una specie di co, che... Qui Bianco deve fare una minaccia altrove, a cui Nero deve rispondere. E poi si ritorna a questa posizione in cui se Nero viene mangiato è morto, quindi il risultato globale è un co. Oppure bianco volendo può fare anche questo triangolo vuoto, il che costringe Nero a, a, a catturare dentro prima o poi e non c'è modo di, di crearsi più spazio. E la forma finale comunque sarà sempre questa. Quindi T1 sembra funzionare. Infatti bianco volendo può sbagliare. Perché se bianco qui fa il Co. È comunque buono perché ha la possibilità di uccidere nero. Però la mossa corretta sarebbe fare il triangolo vuoto. Perché uccide senza far Co. Quindi in entrambi i casi la mossa il punto vitale è sempre S1. Perché bianco vuole sempre giocare lì. Quindi vediamo cosa succede. Se nero gioca in S1... Adesso bianco... Sembrerebbe che uccida togliendo il secondo occhio, giocando qua. Però qui nero può... Siccome ha queste libertà esterne, ne ha tre, può dare questo Atari in Q2 e bianco non può connettere perché è una mossa illegale. E quindi bianco dovrà giocare da altre parti e nero ha due occhi. Ovviamente nero non può dare Atari... Da dentro perché altrimenti si suicida Non riesco a parlare Se invece il problema fosse stato diverso Che queste libertà in interne non ci fossero Quindi immaginate che ci siano queste due pietre in più Adesso nero non può giocare qui Perché si mette in autotari e vince bianco Quindi queste libertà esterne sono importanti e qui dopo questa mossa a bianco non, non può fare niente, perché se, se gioca per fare il triangolo vuoto qui, il nero semplicemente fa il secondo occhio e... ed è vivo. Ok, abbiamo completato quindi gli tsumego per casa. Questi è utile sia per imparare a leggere le mosse a mente, come succede in partita, perché a volte in partita giochiamo delle mosse istintive. Che ci sembrano funzionare, però le vai a giocare e poi magari vince, vince l'avversario. E se sono state troppe mosse, gli hai regalato punti. Invece, se le leggi tutti a mente e se sai che funziona, lo fai. Se, sai che non, se vedi che non funziona, invece aspetti e te le lasci in serbo per dopo se, se cambia la situazione. Ok, sono le 10 e mezza. Aspetta, 10 e mezza perché il mio. Sì, ok, sono le mezza. Okay, ogni tanto il mio computer è scemo e prende gli orari di altri fusi orari. Ok, quindi questo l'abbiamo visto. Se, ok, adesso diciamo un momento libero della serata in cui mi potete fare le domande che, che volete. E, e poi ci salutiamo. Ci rivediamo settimana prossima. Se mi volete fare tipo domande su varie posizioni o altre partite, possiamo anche vedere partite magari che avete vinto. Ah, ma prima abbiamo visto, ho visto molto account, in realtà che avevi fatto una partita oggi e l'avevi vinta. Quindi magari possiamo dare uno sguardo veloce all'inizio di quella, se vuoi. E lì? sto parlando con te. Eh? Ah! Eh, ma quella lì era durata poco. Ah, ok, perché avevi detto che l'avversario se n'era andato. Ah, oh, ok, sì, infatti qua è... Gli è, morto... eh, una... gli è morto qualcosa infatti vediamo cosa sì. è successo molto velocemente quindi... mai indulgere in combattimenti eh, la, cosa... la cosa buona dei combattimenti è che se... se li vinci subito è praticamente cioè la partita è... va molto a favore a favore tuo ok quindi approccio all'angolo lui più o meno difende l'angolo ok Aggiunge una mossa di difesa tu mossa a contatto come prima, lui si difende, spinge, spinge, si difende. Ok, qua è iniziato a essere un po' troppo. Bianco voleva. Iniziare, si è iniziato a creare un po' troppi tagli. C'è questo, questo, queste tre debolezze. Quindi, qua volendo, bianco poteva accontentarsi un pochino e, e estendere. e Basta in modo che questo taglio non funziona perché qui c'è la scala. Vince bianco quindi quel taglio non è un problema e se bianco estende c'è la cosa di prima che bianco si è fatto più o meno questi, questi punti sicuri e nero deve tornare un po' a difendere la forma. Però in questo caso è un po' meglio perché questa minaccia la sconnessione e più o meno si è fatto, si è fatto un muretto. Eh. E qua puoi continuare a costruire qualcosa. Questa era una possibile continuazione. In partita cosa è successo? È tagliato. Lui si combatte. Ah, qua c'è sta l'analisi delle AI, vabbè. E non ha protetto il suo taglio, ovviamente. Questa è sente che minaccia di entrare dentro. Lui sbaglia a difendersi, questa invita a spingere. Infatti qua c'è il problema di questo taglio. Ora, Bianco vole vorrebbe bloccare, però, se blocca, come ha fatto in partita, ha troppi tagli. Questo, questo gruppo ha troppe poche libertà, e c'è anche questo taglio. E la scala non funziona, hai catturato tutto, e quindi sì, qui già ha senso arrendersi perché già qua è persa partita perché gli ha ti ha regalato questo gruppo super forte e queste quattro pietre di Bianco non hanno senso. Qui in realtà Bianco poteva tirare fuori qualcosa, forse tipo giocando qui. Si salvava qualcosa. Tipo questo assente, continuare a Già la domanda stupida, ma se provava a salvare le pietre sotto, no? Al posto dopo... quelle lì dopo che aveva spinto Nero. Mm. provava a salvare il gruppo di pietre quelle bianche che gli è stato mangiato uno non poteva cercare di attaccare le tre pietre sopra tre pietre sopra ah sì sì, sembra... sì 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 tipo qua volendo può giocare qua no scusate diceva bianco eh... s... bianco giocava che ne so c12 per salvare come avevi detto uno davata lì sopra ah sì sì sì, oh. qua ovviamente nero può bianco si salva almeno queste 5 pietre se riesce a salvare volendo perché qua nero deve, deve salvare qualcosa se scappa con questa pietra riesce a si deve leggere questo combattimento ma qui mi sa che vince vince bianco quindi qua nero deve sacrificare quelle due pietre e comunque l'angolo è suo, quindi al... nero si guadagna questo, però almeno bianco è vivo, non ha perso tutto. Cioè, questi sono comunque punti suoi e leggerà già un po' meglio, invece così ha perso tutto e non ci ha guadagnato niente, qui deve comunque tornare a difendere i tagli, quindi qui si è finita la partita. E in questo caso ti è andata, ti è andata bene perché l'avversario si è un po' fatto fregare. Qui bianco deve assolutamente tornare ups, qui a difendere questo taglio. E poi si continua. Diciamo che bianco ha questi punti qua. E nero ha tanta influenza. E queste due pietre da attaccare. E si può continuare. Ok. Posso diciamo, può andare così per, sta, per stasera. Quindi chiedetemi se avete domande, altrimenti vi do la buonanotte. Ma invece io... nella partita... Eh, scusa, vai. Vai, chiedi. Prego, prego. Vado io? Uh -huh. Sì, sì, bye, bye. vai, vai. Eh, nella partita che abbiamo prima visto, mia, sì. avevo solo fatto quell'errore... Quello lì in basso nella parte finale sì. e quello nella parte iniziale esatto questo è 5 e questo era sì. l'unico errore altrimenti potevi catturare diciamo tutta la parte bassa sì, è lì, è proprio... e poi sì questo in realtà è stato solo un e questa N11 Che sono comunque due mosse a contatto, quindi ti basta ricordare che quando vuoi catturare delle pietre, devi o funziona subito. O funziona che l'hai letta che tipo catturi in scala o una rete. Tipo, se qui nero non potevo uscire di qua, ma dovevo uscire da questa parte. E comunque leggevi che queste pietre le riuscivi a catturare in qualche modo. In questa maniera non funziona. Però se ci fosse stata una, una mezza scala da qualche parte ci poteva stare. Però in, eh, altrimenti, penso che qui in questo caso Bianco sia costretto a difendere un po' la forma, e vivere separatamente. Quindi questo gruppo è scappato. Questo sta a posto e si continua. E si continua la partita così. Tu attacchi un po' queste pietre però sono difficili da, da uccidere quindi prima o poi nero cercherà di, di prendere il sent e si continua però si sì, dipende di, è dipeso tutto dalla, dalla situazione iniziale in cui si combatte su questi tagli quindi è tutto un combattimento che si protrae per tutto, per tutto il goblin invece nero ha sbagliato che fino a prima andava bene tagliare questo ti tagli invece no qui nero deve assolutamente limitarsi a, a vivere in basso e basta all'altro piccolo appunto questa, questa mossa in b14 che potevi approfittare per, per giocare per primo in basso perché questa mossa qui non ha ti evita soltanto che queste pietre possano essere messe in, in atari da nero ma non è importante se lo fa tu lo ignori di nuovo chiudi qua e continui a, a espandere il tuo dominio in basso, va bene. Una domanda filosofica invece, Vai. nel mio stile, mm -hmm. <ride> eh, una difficoltà che ho io, per esempio, quando gioco con diciamo, con gente che si diverte di molto a combattere, a combattere. magari mm -hmm. anche in maniera esagerata, no. Sì. Perché poi chi, chi combatte in maniera esasperata poi ti dice, ma no, ma io non lo faccio mai. Tu hai visto <ride> due partite, due partite, la quinta mossa è andato a contatto. Cioè, okay, sì. pieno Pugiechi è andato contro alla terza pietra, proprio, cioè, come se non ci fosse un domani. Sì. Lì, eh, la mia difficoltà, no, da fine stratega, il Pugiechi, mm -hmm. le zone... Eh, le mosse grandi, no? il tentativo sì. sempre di avere una visione un po' più ampia, sì. però mi ritrovo sempre no, tirato dentro in questi combattimenti nei quali poi peraltro lui che non è nel combattimento a volte non è aggressivissimo, per cui spesso per esempio mi è capitato di avere anche per dirti quattro angoli, sì. Cazzo, poi alzo gli occhi e sono fottuto perché al di là di mm. quello non posso fare più niente. A volte... perché anche questa partita è la prima che hai visto che ha, sì. che ha giocato peggio di come l'ho visto giocare in altre situazioni eh, per esempio con me mm -hmm. che voglio dire a un certo punto sembrava dire, una partita completamente compromessa invece a metà erano ancora praticamente pari perché lui comunque si era fatto quella diagonale di influenza mm -hmm. che poi gli permette di ribaltare la partita no? quindi la mia domanda è come fare veramente a riuscire ad astrarsi un attimo e dire va bene, io ti lascio perdere, combatti, io non ti rispondo, no? Nel senso, invece, però, alla fine ti crea sempre delle urgenze, no? E tu stesso dici: prima si risponde alle mosse urgenti, e poi si fanno le mosse grandi. Sì, sì infatti, alle, diciamo, alle mosse a contatto, sei. Praticamente costretto a rispondere se ti minaccia la vita del gruppo. Ovviamente se ti, minaccia, se ti gioca a contatto di un gruppo già vivo. Eh, puoi ignorare, perché eh, anche se tipo faccio. Oh, no, ma infatti a me scatissimo. mi succede nel, cioè nel Fusechi, no? Sì, Io sì, a un certo sì. punto mi ritrovo che nel Fusechi, mi comincia non solo lui, ma anche altri. Mi comincia a giocare a contatto. Si sviluppano. Magari questi combattimenti poi sono infiniti in cui tu hai un quarto del goban pieno e il resto praticamente vuoto, no? Sì, purtroppo in, in realtà in quei casi se l'avversario vuole combattere, tu non puoi evitartelo, eh, puoi ovviamente vero. giocare solido. E, cioè, ovviamente al diciamo, al livello sotto ai. in realtà anche sotto gli 8K. Fino agli 8K, l'avversario. Durante la prima o poi fa degli errori di mosse che fa qualche mossa piccola. Quindi è vero che poi che combatte, però devi aspettare un po' l'occasione in cui riesci a, a riprenderti l'iniziativa e ritorni a giocare le tue mosse grandi. però sì, i combattimenti purtroppo non li puoi, non li puoi evitare, devi leggere devi rileggere quanto lui. però ovviamente quando fa. di solito in Fuseki, se ti fa le mosse a contatto. Di solito la, la punizione è semplicemente rispondere normalmente e basta, tipo come è, com è successo in questa partita, questa è una mossa a contatto, tu rispondi. Questa è una risposta abbastanza solida perché di solito alle mosse a contatto ci sono quattro risposte, che sono quelle più tranquille, Il che tante sono tante le estensioni, e quelle più aggressive, che sono i due ane. Eh. Se fai le, semplicemente le estensioni sono le più solide e lui non... è difficile che ti uccida le pietre e semplicemente si fa a massimo si può fare un muretto e l'importante è, è trovare innanzitutto tenere sott'occhio le debolezze tipo quando si crea i muri devi, bisogna sempre tenere sott'occhio le debolezze dei tagli che tu, tu non li hai perché sei molto vicino al bordo e quindi c'hai le scale e se ti provo a tagliare la pietra la catturi in questa partita infatti nero è stato bravo a sfruttare subito il taglio e creare tanti gruppi separati di bianco. Oppure qui ti sei fatto i tuoi, i tuoi punti, qua volendo semplicemente puoi continuare a, a giocare le mosse grandi, però lui magari può, può continuare a fare casino a giocare non so, mosse del genere. Però sì, dal, dalla lettura purtroppo non c'è modo di, di scappare su quello... Se ti gioca a contatto devi sapere quali sono le risposte di, e difenderti. Però sappi che ovviamente le, le risposte corrette esistono, devi, devi solo trovarle. E ci vuole esperienza e pratica. Quindi non ti preoccupare, continua, <ride> continua a studiare. No, 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 avanti a giocare. Eh... Esatto, esatto, senza da tranquillo. Poi ovviamente puoi mi, puoi portare... mi puoi portare le partite e le riguardiamo insieme. Ovviamente le, gli errori si, si, corre... si guardano e si correggono insieme. Infa, il bello di una partita è che a prescindere se vinci o se perdi, poi te la puoi studiare e capire quali sono stati i tuoi errori e, non farli, e cercare eh, diciamo, di non farli più o tirare fuori qualche, qualche proverbio, qualche linea guida che ti può aiutare sulle future, sulle future partite. Diciamo che si, come si dice, si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie. Bene. Io me lo auguro sempre che sia vero questo detto qui. <ride> Visto quando era è un vero. È vero, è vero, questo detto è vero. Eh, evidentemente sono l'eccezione che conferma la regola. <ride> quanto ti butti giù, mamma mia. Dai, che l'anno prossimo ti vogliamo vincitore del dell'NGL, settore allievi. Settore pulizia per terra? <ride> sì, sì. <ride> Tra l'altro, stavo guardando le partite che sta variamente commentate tra Carlo Metta e Davide. Mm -hmm. Sì, quella che hanno eh. giocato oggi la finale, quella in realtà ma la devo ancora eh, recuperare. Io stavo eh. iniziando a vedere quella e sempre, le trovo sempre molto interessanti. Devo dire che. Sì, quando hai soprattutto un giocatore che te lo commenta, è molto, sono molto istruttive, che capisci anche come ragionano. I giocatori da... Sì, perché lì, lì tra l'altro, le vedi da diverse angolature, no? Perché c'è Carlo che fa l'autoanalisi. Sì. O almeno, mi sembra che le prime due avesse fatto l'autoanalisi. E poi anche Alessandro gli sta facendo l'analisi invece, diciamo, di un terzo e quindi sono vari punti sono di vista a confronto, anche perché sì, Carlo e Alessandro hanno degli stili comp praticamente completamente opposti, perché Carlo gli piace essere molto, molto solido e solido. territoriale, mm. mentre a, a, ad Alessandro piace far casino e combattere, quindi... Sono... Sì, sono, devo dire che li trovo molto molto interessanti. Eh sì, Quindi... sì, infatti, dovrò recuperarmela anch'io. Perché sono curioso anch'io di vedere cosa è successo a quella di oggi perché ho visto solo il risultato finale, ma non ho visto come si è sviluppata la partita. Ecco, non spoilerare, che io non l'ho invece, la sto guardando indifferita No, 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 non dico niente, goditela dopo. Va bene, ragazzi, allora bene. Mi, vi saluto. Grazie mille e ci sentiamo Buona in sabato. chat e alla prossima grazie. lezione ciao. Ciao, ciao ciao grazie mille di tutto eh, ragazzi e a voi ciao, ciao.